Bentornati qua sul canale. Oggi siamo qua su Resident Evil 4 Remake per andare avanti. Allora, oggi faremo un episodio un po' più cicciotto. Mi scuso ancora per il vecchio episodio che, insomma, era un po' povero. Mi dispiace, ragazzi, mi dispiace veramente tanto. Ma oggi recuperiamo. Ebbene sì, se riesco faccio uscire anche due episodi oggi. Vediamo come va. Perché ho diverse cose che voglio portarvi, anzi no, scusate, mi dimenticavo che c'è un'altra che non posso non fare adesso. Ma che cazzarola è? Oh! Ma che è stato? Ma porca mi... Ma che cazzo... Stavo dicendo... Un gioco che non posso non portare, quindi vi porterò sicuramente. Che ancora non vi dico, ma lo conoscete, è famoso. Allora, avete scassato. Ecco, ciao. Ammazza, che cattiveria. Inaspettata questa. No, si è ritrasformata. Ah, ecco. Quando si ritrasformano hanno il collo storto. Non so perché, onestamente. E non muoiono mai. L'ho visto. Cioè, devi morire. Cioè, non è che puoi vivere per sempre. Cara mia. Vale per tutti, eh. Allora. Ma su non posso andarci, niente. Non me l'aspettavo questo ponte, questa cosa che crollava. Non me l'aspettavo per niente. Allora, il buio non mi è simpatico. Di solito, nei giochi horror. Granata. È un segnale? Forse mi servirà la granata? Ma io veramente gli avevo sparato al tizio. Ma porca miseria. Ma vabbè, vediamo i colpi finti. Oh, hai rotto la ciolla. Perché ora lo colpisco? Ma porca miseria, ste lame maledette. Quanti cavoli. No! Ammazza che. Ma basta! Questo mi ha veramente scassato. Quanti siete? Abbaglite casa? Un attimo, cioè non è che posso fare tutto. Allora. One second, che io sto in crisi mistica. Munizioni. Basta, ho finito. Allora. Il trippo della salute, no. Aumenta la salute massima?
Dai un po' allora. Ma porca miseria, che noia. Ma chi è? Il filo lì resiste comunque. No, vabbè, io non ci credo. Che cazzo. Stavolta tu esplodi. Grazie. Ma che volete? Si può evitare, no, eh? Devo fare in modo di... Ah, ma è quella lassù. Porca miseria, porca miseria. È questa che sta lanciando la roba? Ok. No, ma più incasinata la roba qui, eh. Tosto vero, comunque. Parte avevo sentito che il gioco era un pochino più, adesso io non l'ho mai visto l'originale quindi non posso parlare, però avevo detto che rispetto all'originale c'erano un pochino più di nemici e direi che ci ho fatto caso, me ne sono reso conto. Ok, si può disattivare. Peccato che non mi dia risorse disattivando. È un peccato questo, perché si poteva fare. Sarebbe stato carino. No, vabbè, ma è un incubo. No, mi ha colpito. Non pensavo che mi avrebbe colpito. No, 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 ma perché ti devi rigenerare? Ma perché? Ma perché ti devi... Sta a terra un secondo, va. Ma qui c'è una chiave. Cioè, c'è una chiave, c'è una porta da aprire con la chiave, ma noi non abbiamo la chiave, quindi... Un po' come era prima nel punto in cui eravamo prima, non avevamo la chiave, di conseguenza. Mi era tutto un po' inutile. Chissà dove era la chiave di quel posto lì. Ora mi sorge il dubbio. Sarebbe stato bello capire se la chiave era lì oppure non era, non si poteva trovare. Chissà, chissà. Non penso che lo scopriremo mai di questo passo. Visto che ormai siamo andati avanti, però. Insomma, insomma, là c'è una barca. Non so se dobbiamo andarci, onestamente. Ora come ora. È questo il posto? Un attimo che ha salvato. Ecco, un altro di quelle cose, ma io non ho ancora la chiave. Perché sto rumore? Chi c'è qua dentro? Sento brutti rumori. Allora, one second, creiamo quel fucile. Non possiamo creare nulla? Ma con l'uovo cosa posso fare? Lancio addosso al nemico. Ricarichiamo.
Ok. Ah. Allora, altre munizioni. Bella domanda. Ma ti ha ucciso il culo, non puoi far finta di nulla. Cioè, l'ho sparato nel culo. Non si è fatto nulla. Ma che sei immortale, ma scusami. Cioè, è proprio che si è alzato tranquillamente, vabbè. Comunque bastava poco per aprirla, se ce la faccio io. Amico mio. Sei un po' addormentato, mi sa. Dove sto andando? Ah, mi butto proprio così. All'avanscoperta, ma sì, ma che ce frega noi. Ma che ce frega. Che cazzarola è? Mi scusi, ma. Ma lei chi sarebbe? Che cazzo? Che ci fa lì? Che delicatezza. Sembrava che non vedessi l'ora di parlare. Perspicace, signor. Dimmi, hai una Beh, una sigaretta? domanda giusta, Il fumo uccide. Oh, beh, almeno puoi slegarmi. Joder, di nuovo lui. Chi sei? Ma che Non ca... ti muovere. Non ti muovere, come se... Ma tu vedi uno così? Cioè, gli dici non ti muovere? Ma che caccia, ma perché? Vabbè. Io non ho parole. Cos'è in mano? Un virus, un qualcosa? Capitolo terminato. E chi mi ha messo dentro? Scusate, risultati. Vabbè, record, grazie al cavolo. Salviamo un attimo, va? Andiamo avanti, ma vorrei capire che è successo a questo punto. Quantomeno. Agnello sacrificale, riceverai il nostro corpo più sacro. Ha inizio adesso. Stai fermo. Ehi, Yankee, hai un nome? Leon. Di poche parole. Io sono Luis Serra. Che bel posto di merda per fare le vacanze, è vero? Ehi, fermo. Se ti muovi, mi tiri. E io sono già messo. Ho capito che vuoi fare. Ti trovi spesso in situazioni simili. Scommetto che sei qui per cercare qualcuno. Fammi indovinare, magari una signorina dispersa? Una ragazza. Parla. Ora. Va bene. Li ho sentiti dire di spostare una signorina. Spostare? Dove? Chi lo sa, ma dopo ho visto trascinare qualcuno. Verso la chiesa. Merda! Stare con te è pericoloso. Merda. Beh, collaborando. Magari rompe la corda poi, non è una corda, ma vabbè. No, mi sa che la rompiamo noi direttamente. Vabbè, c'è addirittura la chiave, quindi. Ehi, non abbiamo finito! Ci vediamo, amico. Beh, almeno ce l'ha lasciata.
È già qualcosa. Merda, hanno preso le mie. Ah, non c'ho più niente. Ho visto, non c'è bisogno che me lo fai vedere, cioè non c'è più niente. Condor 1 a nido. Ho localizzato Aquila Reale. Sembra sia prigioniera in una chiesa. Ottimo, buone notizie. Me lo ha detto un uomo che ho incontrato, un certo Luis Serra. Mi è sembrato sospetto. Puoi fare dei controlli su di lui? Ok, Condor 1, mi metto alla ricerca. Nel frattempo, vai verso la chiesa. Bene, così potrò confessare tutti i miei peccati. Condor 1, chiudo. Va bene. Però dobbiamo trovare quantomeno il nostro equipaggiamento. Coltello, vabbè, è già qualcosa. Sì, lo so come si fa. Me lo dice ora. In anticipo. C'è un po' di stealth. Sì, ho capito. Già. L'abbiamo trovata. Ma porca miseria. Ecco, muori, va. Ma no, ma ce n'era una anche di fianco. Quando sono noiosi questi cosi. Questa è chiusa, niente. Cioè, lo fai il giro del signore per prendere la mia roba. Ma porca miseria, perché non ho parato? Mannaggia, oh. Devo mettermi nell'ottica che posso parare. E solo facendo così riesco forse ad ambire a qualcosa di interessante. Ci siamo? Lì c'è un'altra missione secondaria. Che ho già visto il... Ah, devo rifare il giro all'in... Ok, ok, va bene. Ah, devo muovermi. Sì, vabbè, però... Ma sono infami. Ma porca miseria, io non ci voglio credere. No, vabbè, ma io che... Ma perché? Ma perché, porca miseria? Ma perché sono così sfortunato? Ah, ok, si può passare anche di qua, va bene. Bastava saperlo. Cioè, veramente, comunque, una sfiga tremenda. Vedo che sarei anche passato se non fosse che la trappola mi ha preso il piede, eh. Sarei passato tranquillamente, invece... E invece no. Oh, vedi mo? Vamos. Quanti coltelli, wow. Allora. Stavo calcolando. Rea. Creiamo. No. Crea munizioni pistola. Ok. Crea una fava. Usa.
che non si è messi tanto bene. Ma quello chi è? Da questa parte, straniero. E questo chi è? Scusatemi. Chi è? Appunto. Non vedo l'ora di fare affari con te, eh? Disinfestazione, elimina i ratti che hanno invaso la fabbrica. Elimina tutti i ratti. Benvenuto. Sì. Affari col mercante. Ah, ecco dove si possono. Hai capito? Ho delle rarità da offrirti, straniero. Questa è buona. Che cosa? Hai un debole. Prendiamola. Possiamo vendere un po' di roba. Abbiamo una bella selezione. Chiave del simo interrato. L'ho già usata. Ah, l'uovo marrone si può usare per la salute? Non lo sapevo. È stato un ottimo affare. Possiamo potenziare il scusate, ma ha anche il fucile anche. Può sopperire a ogni tua mancanza, amico. A ripristinare la resistenza. Non lo so. Ripristiniamo, dai. Buona fortuna a te, straniero. 4000. Sei impressionato. 4000. La nostra maestria non lascia. 5000. 6000. Che te ne pare, amico? 6000. Come te dovrebbe notare subito la differenza. E 7000, ok. Questo qui è un lavoro di fino, straniero. I dettagli fanno. Ah, si possono comprare lanciafrecce, tutte queste cose qui. Estensione valigetta. A saperlo prima. Anche i progetti. Volendo. Ci sono un sacco di cose che si possono fare. Ti serve nient'altro? Torna presto a trovarci. Allora, un ratto l'avevo già trovato in realtà. Elimina i ratti. Ma saranno fuori a questo punto, scusami, eh. Ma che... Primo ratto però l'ho sentito io, onestamente. Salve, strani. Munizioni di carabina, ma non c'ho, non c'ho la carabina. Cos'è? Sì. Ah, le gemme. Ah, ho capito. Le gemme spinali sono quelle lì che ti fanno comprare cose un po' più particolari. Vabbè, dai, buono, buono. Il mercante ci aiuterà tantissimo in questa nostra opera. Ci manca tutto noi comunque. Dove sono finito? Sì, ma scusate, ma i ratti? Però parlava di fabbrica, giusto? Cassetto chiuso, tesoro. C'è un tesoro dentro? Quanta roba che abbiamo... Vabbè, un attimo, eh. Richieste. Fabbrica abbandonata. Hanno invaso la fabbrica, quindi sono dentro la fabbrica. Per forza. Fatti un bel regalino, amico. Ok, uno fatto. Dove è andato?
2 su 3. Dai, fermo un secondo. Ok, 3 su 3. Beh, qua c'era qualcosa. Mannaggia. Saperlo prima. Non le ho aperte. Bisogna esplorare ogni più piccola cosa, perché sennò si rischia di non prendere alcune cosine che potrebbero essere importanti. Una gemma però può essere incastonata in alcuni tesori, quindi la terrei lì, non la venderei subito. Sì, ho fatto 5 Unishare, se no prendiamo l'arma. Con quest'arma puoi bucare. Fai buon viaggio. Ma l'arma dove sta? Scusa, non l'ho presa. Una scelta rapida. Ok. Dai. Bene o male, le cose stanno prendendo una buona piega. E mo chi è? La bella di casa. Ecco. Chi è? C'è una scala. Andiamo su, va. Dove cavolo siamo? Questo scorcio è meraviglioso, ragazzi. No. Ma porca miseria, non era quello che volevo fare però io. Fatto esplodere la testa quello. Ma porca. Sì, vabbè, fammi uscire un attimo. Cioè, un attimo, un secondo, non è che posso far tutto io. Allora, crea. Niente. Crea. Usiamo ste uova. Ammazza, oh. Ma scusatemi, Quanto sono noiose quelle che ti prendono al collo.
Ma che è la mira del cecchino? Questo è un cecchino, era nella vita precedente. Ma l'incubo. Il prossimo. Non chiamarlo che arriva veramente il prossimo qui. No, vabbè, io non ci credo. Ne arrivano altri. Come ne arrivano altri? Ma cosa vuol dire? No, sono finiti, che ne arrivano? Ma cosa dici, non è vero? La porta era chiusa, cioè. Ovviamente. Allora. Volendo si poteva entrare da qua, ma chi lo sapeva. Io non l'avevo neanche vista la porta lì. Vediamo se posso fare qualcosa per curarmi un secondo, perché... Ok, oh... Ma che cazzo era stavolta? Ma che cazzo... Ma quello che ci fa là? O mica può piovere per sempre? No, vabbè, io non ci credo. Sì, può piovere per sempre. Ma che cazzo? No, vabbè, è un incubo. Ma l'incubo, raga, ma non è possibile. No, non possono rinascere in continuazione. Sono come i funghi questi. Che cavolo, dai. Ma veramente, mamma mia. Salve. Sono entrato un po' sgarbato, però. L'importante è entrare. Poi il resto si pensa. Ma comunque è assurdo, eh. Questa parte è veramente caotica a dei livelli impressionanti. Non sembrava neanche Resident Evil. Sembrava Call of Duty per un attimo. Ma che è sto posto? Vedere? Piccola chiave, non si sa per cosa, per come, ma è piccola, questo è l'importante. Piccola chiave, così, del botto. Ma porca. Sì, vabbè. Sì, ma non possono spuntare ovunque. No, vabbè, io voglio morire. Cioè, non è veramente possibile una roba del genere, ragazzi. Con tutto il bene, ma porca miseria. Oh, emblema, questo mi serve per dopo. Ho già finito?
come si va dall'altra parte? Scusatemi. Boh. Ma si va ancora su in realtà. Non ho dimenticato niente, vero? Sembrerebbe di no. No, ma che ci fa quello? Possibile. Ma tu nella tua vita, perché devi rompere le palle a me? Comunque sono più potenti dei nemici senza testa, Sono molto più potenti. Ma cosa? Hai scassato. Mi fate andare su? Cioè, avrò ammazzato 50 nemici. Senti. Dai un po', quello che dico io da tipo 10 minuti. Cioè cos'è? Rinascono come i funghi? No vabbè, non è normale. Ne arrivano ondate assurde di nemici ovunque e comunque, cioè non è normale questa cosa. Ditemi che non è normale, perché... Guarda che roba. Allora... Ah, ma è più facile da qui, cioè ci metti di meno. Molto di meno. E vabbè, allora a saperlo prima. Aumenta la salute massima, vai. Dai, usa. Finché aumenta va sempre bene. Rubino, ok, grazie. Ora me ne vado. Senti, dai, Cioè, ho fatto un sacco di pesetas, un sacco. Guarda qua. Cioè, siamo a 10.748 solo con i nemici ammazzati. È veramente fuori di testa questa cosa. Questa parte è assurda comunque. Ma non è brutta, però porca miseria che ansia, ma che ansia. La pausa è finita. Ma quale pausa? Come posso esserti utile? Allora, qua aspetterei un po'. Possiamo potenziare. Modificare una. Ma scusate. Vabbè, che estensione valigia al momento non mi serve. 8000.
Non dimenticarti di affilare il tuo 5.000 e 5.000, ok. Quali sono i tuoi gusti? Bene, che posso fare per te? Basta, già finito. Torna presto a trovare. Va bene, sarà fatto. Allora, io ragazzi salvo. Poi direi di chiudere qua l'episodio, innanzitutto. Oggi l'ho fatto un pochino più lungo. Spero che siate contenti. Io sono contentissimo perché è un gioco che mi sta veramente piacendo. Assolutamente sì. Noi ci becchiamo al prossimo episodio. Grazie ancora. Ciao ragazzi, alla prossima.